tutto intorno a noi, sotto e sopra di noi, gira. Gira su se stesso e gira intorno agli altri. Non è un segreto. Per comprenderlo basta guardarsi intorno. Vedrai l'ape intorno al fiore, la luce intorno alla foglia, la luna intorno alla terra, la terra intorno al sole, la forza che governa l'universo, che muove le stelle e i pianeti, la forza che fa girare le cose. Per anni e anni io l'ho vista e l'ho studiata. E l'ho insegnata ai miei ragazzi. È la forza della ruota. La ruota che fa girare il mondo. La ruota della vita. Questa è Tia. Gira, sei un nodo che ti assilla. Un fiocco diverrà. Forza, Cica! Balla e si c'è un bullo che ti scoccia. Vedrai, si pentirà. Se ti prende la stanchezza, più forza ti verrà. Sei grande, Capoe. Gira, e se la luna è di traverso, il sorriso tornerà. Bravo, Kiru. Tocca a te, Capoe. Ruota, e se qualcosa ti minaccia, vedrai che scapperà. Gira, e se cerchi l'allegria, l'erbetta? Una caramella? Un fiore? La cioccolata! Pensi sempre a mangiare poco! Questi sono i miei ragazzi. Ora non sono più con me. Sono in giro per il mondo a diffondere ciò che gli ho insegnato, a far del bene alla gente con la loro arte, l'arte della ruota. I ragazzi hanno formato un loro gruppo e le ragazze un altro. I roteò e le roteò. Peccato che si siano divisi. La divisione ci fa solo più deboli. Ma spero che un giorno la vita, la sua ruota, torni a riunirli, come il mare unito al cielo, la luna al sole e il pane alla marmellata. E ora ho voglia di raccontarvi una barzelletta, se solo ne sapessi una. Cittadini, popolo di Giullaren, domani nella grande piazza della torre si esibiranno i magnifici roteo. Accorrete numerosi! Roteo, ancora loro, è proprio sotto le mie finestre. Ho sentito dire che il loro spettacolo porta allegria e felicità. Spettacolo? Il mio era uno spettacolo. Guarda, Portabò, re e regine si inchinavano quando danzavo. È vero, grande Antagos, quella era gloria e quelli sì che erano banchettai. Fino a quel maledetto giorno, ricordi? Come no? Non ricordo! Ero a Parigi e dovevo eseguire il mio inimitabile balzo del grillo col singhiozzo. Inimitabile, ricordo!
Allora te lo ricordi? Mai! La mia mente è più vuota del mio stomaco! Aia! Continuate, vi prego! Qualcuno non aveva pulito il palco! Era mio compito, ah? Cioè no! Un rivale! Un pusillanime che al momento del salto caddi rovinosamente! Il piede si rompe! Ah, la disgrazia! E da allora non posso più danzare! Ah, la sciagura! Povero! Addio gloria, addio danze, addio banchettaia! E come se non bastasse, ora arrivano quei quattro bifolchi col loro teatrino e le piazze si riempiono di gente offuscando la gloria del più grande danzatore del mondo! E chi è? Non ricordi? Io, chi sei? Mazza bubù! Ma tutto questo finirà! Se non sono felice io, nessuno dovrà esserlo! Con o senza Iroteo! Eccoti la polverina, soffiala sul tuo vicino e si gratterà per l'eternità. Eccone un altro. Dai da mangiare questa patata a tua cognata e le verrai mal di pancia. Non devi mangiarla tu! Ma che glielo dico a fare? Questo mi mangia pure la mano. Solo morti di fame vengono qui. Non mi riferivo ai presenti. Eccoti la pozione, versala sul cappello del tuo rivale e diventerà pelato come un pomodoro. Ci sarà da ridere! Non mi riferivo ai presenti! Mi sa che ho venduto al rivale la stessa pozione. Che noia, questi sortilegi sempre uguali! Mai nessuno che mi chieda cose veramente terribili, tipo... Ma la scienti, prego! Fammi diventare tuo sposo! Chi è? Apri, Malachen, ho un lavoro importante per te. Se si tratta delle solite cose, mi dispiace, per stasera ho chiuso. No, Malachen, si tratta di molto di più. Si tratta della gloria. Gloria? Non la conosco. Aspetta! Non ti ricordi di me, Malachen? Sono Antagos. Non ricordi gli scherzi che facevamo ai danzatori? Ah, sì, Antagos, il danzatore. Il più grande di tutti i tempi. C'eri anche tu? Entra, Antagos. Vuoi fare altri scherzi a qualcuno? No, maga, ho un problema molto importante da risolvere. Hai mai sentito parlare dei Roteo? No. Sono quattro stupidi, piccoli, ridicoli. Ragazzini che con le loro acrobazie fanno del bene alla gente. Del bene. Tutto questo è insopportabile, dobbiamo fermarli. E tu mi devi aiutare. Aia! Ragazzini, con poteri speciali, qui c'è la zampa di quell'odioso di Socras. Socras? E chi è? Uno stupido, onestissimo mago. È tutta colpa sua se mi hanno cacciata dal corso di intrugli e miscugli. Oh, bella. E per quale motivo? Andava in giro a dire... E sono una strega. Maga o strega, mi aiuterai a fermare questi Roteo? Lo farei anche gratis, ma non lo farò. Non vuoi aiutarmi? Non lo farò gratis. Ti chiederò al contrario una bella ricompensa. Oh, questo non è un problema. Aveva ragione, Socras, sono proprio una strega. Malachen, sei sicura che funzionerà? Alla perfezione! La loro immagine deformata dallo specchio li renderà incapaci di esibirsi per sempre! Ah, come sono cattiva! Cantiamo io te ho. E ora guardate, rido! Ti guardo e rido! Hai da ridere! Sono i Roteo, portano allegria! Ehi, ma che succede? Siamo i Roteo, l'allegria ti libera! Cala, cala! Così! Ma che è successo? Non lo so, ma non è niente di buono. È il vostro spettacolo che non è buono. Ed è anche finito. E voi, marmaglia, tornate nelle vostre tane! No, non andate via. Lo spettacolo non è finito. Oh, mi gira tutto. Oh, qui si mette male. Niente, non riesco più a girare. Qualcosa ci ha stordito. E adesso? Adesso rimborsateci il biglietto.
Quale biglietto? Noi ci esibiamo gratis. Allora andatevene, imbroglioni! Io non sono felice per niente, anzi. Ho perso tempo e non sono neanche guarito. Andatevene e non tornate mai più. Ma tu chi sei? Il più grande danzatore di tutti. Di tutti i tempi. Portate i miei saluti al grande Socras e ditegli che aveva ragione. Sono una strega. Niente di niente. Uffa, ma perché? Credo che non ci riusciremo più, amici. Tutto per colpa di quei tre. Ci hanno fatto qualcosa di strano. La nostra avventura è finita. Non ci resta che salutarci e andare ognuno per la sua strada. Che c'è, Pop? Dobbiamo farci la barba. Dobbiamo farcela crescere? Ah, ho capito, è Socras. Buona idea, lui potrà aiutarci. Potevi dirlo prima. Ehi, ascoltate, qualcuno sta piangendo. E tu chi sei? Che ci fai qui? E perché piangi? Ehi, quante domande! Cos'è un'interrogazione? Ha ragione, lasciate che si calmi. Grazie! Oh, mi chiamo Berta e sono scappata dal mio paese perché la gente era cattiva. E voi chi siete? Noi eravamo in roteo. Sapevamo saltare e fare la ruota. Tutti erano felici con noi. E adesso? Non siamo più capaci. Effettivamente, però vi credo perché siete simpatici e mi avete aiutata. Grazie, Berta. Ehi, che fate? Mi lasciate qui da sola nel bosco? Perché? Vorresti venire con noi? Perché no? Potrei anche esservi utile. So cucinare le torte e raccontare fiabe. Tutto meno che saltare e fare la ruota. Ma con voi non rischierò certo di imparare. Con noi no, ma con Socras forse sì. Socras? È il nostro maestro, è da lui che andiamo. Lui ci ha insegnato tutto, a noi e alle ragazze. Ragazze? Le roteo. Ah, sì, la mia villaia! Allora, che ne dici? Beh, forse chiudendo un occhio, meglio ancora due. È per colpa di questo maledetto piede. Davvero non lo puoi guarire? So fare i danni, ma non so ripararli. E allora fa che la mia danza piaccia alla gente. Io voglio gli applausi. Aspetta, ho un'idea. Se non posso cambiare la tua danza, cambierò i gusti del pubblico. In peggio, è chiaro? Che vuoi dire? Solo a un pazzo può piacere la tua danza. E allora io li farò impazzire con la mia polvere battimani. Ha qualche controindicazione, ma... Niente ma! Tutti pazzi per me. Mi piace, strega. Faremo così, è deciso! Aia, stai attenta! Chi parla? Io, il torrente. Certo, e com'è che la tua voce viene da dietro quel masso? Hai ragione, non sono il torrente, sono lì. E tu? Io sono qui. Lo so che sei lì, volevo dire che io sono qui. No, cioè, io sono lì. Oh, insomma, il mio nome è lì. E io mi chiamo Bert. E che ci fai qui? Quello che tu fai lì. Non scherzare con il mio nome. Scusami, sto andando da un certo Socras, insieme a quattro amici che stanno dormendo laggiù e che dovrebbero proteggermi. Chi è questo Socras? Non lo conosco, ma forse mi insegnerà a saltare, ruotare e a far felice la gente. E tu che cosa fai? Io? Un giorno faccio una cosa e il giorno dopo ne faccio un'altra. Ieri costruivo aquiloni, una settimana fa facevo il pirata e un mese fa il giocoliere. Ma domani voglio fare un'altra cosa. Che cosa? Voglio far felici gli altri. Ma guarda un po'. E mi piacerebbe farlo con te. Beh, allora credo che dovrai aspettare molto. Tutto il tempo che non vuoi. Non so se sai far felice la gente, ma una cosa è certa. Che cosa? Sai farla ridere. Popolani e popolesi, ammirate la danza del gloriosissimo Antagosto, il più grande danzatore di tutti i tempi. Aia! Ma che ti appunto una vespa? Vattene a casa, prospaccio! Anche il mio maiale balla meglio di te! Però anche un maiale in fondo alla sua grazia, vero? E che leggerezza! Ecco, bravi, respirate, bene! Ma chi è? Antagos, ricordate questo nome! Respirate, respirate, bravi, così!
Ehi, bello, hai il naso chiuso? Sì, ho il raffreddore. E allora smamma, questo non è posto per te. Eccoci, siamo arrivati. La cabanna! È rimasto tutto come allora. Guardate, è Socras. Cota, capo. Ciao, Socras. Oh, come sono contento di rivedervi. Otto, Ghirù. Anche noi. E questa signorina chi è? Lei è Berta, una nostra amica. E io sono lì. Benvenuti a tutti e due. Ma entriamo, entriamo. Immagino che abbiate tante cose da raccontarmi. Sì, avete ragione. È sicuramente l'opera di qualche mago rinnegato. Di una maga, direi. Già, con i capelli viola e con il passo sbilenco. Malachen, quella sciagurata. È sempre stata una combina guai, ma questa volta ha davvero superato ogni limite. Non possiamo fare niente, Socras. Sì, forse qualcosa si può fare. Quando mi lasciaste e vi separaste dall'Eroteo, la cosa mi rattristò molto. È vero, volevi che restassimo insieme. Sì, perché separandovi la vostra ruota è diventata più debole. Sempre efficace, ma più debole. Per sprigionare in pieno i poteri c'è bisogno di un roteo e di una roteo. Bisogna essere in due, uniti in una coppia, come il mare unito al cielo, il sole alla luna. Proprio così, Potto. Il pane alla marmellata. Vuoi dire che se fossimo insieme a loro? Ragazzi miei, i movimenti che vi ho insegnato sono pura energia che passa dal corpo alla mente e si propaga agli altri. Se voi girate con le vostre anime gemelle, non solo l'energia può tornare in voi, ma può anche rafforzarsi. Allora dobbiamo chiamare l'Eroteo. Ma dove sono? Non lo so. Dopo la loro partenza sono come sparite. Forse si sono separate o hanno smesso di danzare. E allora come facciamo a trovarle? Con lo specchio della visione possiamo rintracciarle, ma dovrei avere qualcosa di loro. Che dici? Questa può andare. Una spazzola. Un capello dorato non è una spazzola, è la spazzola di Ima. Vado a prendere lo specchio della visione e sapremo dov'è la nostra amica. Com'è che conservi la spazzola di Ima? Beh, io... Ima! In mezzo a delle piume! E le altre roteo? Chica! Tia! Tutti! Tutti! Ma dove sono? Fammi vedere bene. Ho un brutto sospetto. Lo sapevo! Sono a Pisolandia! Riconoscerei quella torre tra mille! Pisolandia? E dov'è? Nel centro della pianura ronfosa. E si chiama così perché in quel paese esiste una sola legge: dormire più che si può. Ma è un sogno! È un incubo, invece. Oh. Tutti gli abitanti passano le giornate solo a dormire e a sbadigliare. E se qualcuno viene sorpreso a far rumore, a lavorare, a ridere, tanto più a danzare e a cantare, viene rinchiuso nella torre russante, dove deve riempire di piume i cuscini di tutto il paese. No! Sì, ed è sicuramente quello che è successo alle nostre ragazze. Si saranno esibite sulla piazza, disturbando il sonno di Pisolandia. È un incubo! E io che avevo detto, eh? Non riuscite a dormire? No, pensi che sarà facile liberare l'Eroteo? Sapete, credo che la vostra missione non si limiterà a liberare l'Eroteo. Conosco quella nebbia verde e non è niente di buono. Questa volta Malachen ha proprio esagerato. Ma non preoccuparti, ho fiducia in Eroteo. Dai, chiedilo. Oh. Di, cosa vuoi sapere? No, niente, cioè, noi, ecco... Vorremmo imparare i movimenti dei roteo. Ci vuole un po' di talento, pazienza e tempo. Beh, quello adesso non c'è, dobbiamo aiutare i roteo. Non c'è un movimento che possiamo imparare subito? Sì, ce n'è uno che si può imparare in una notte. Ma ricordate, questo movimento si esegue solo in caso di assoluta necessità. Assoluta necessità? Sì, sì, sì! State vicini ai miei amici. Ci sarà bisogno di tutti voi per far tornare la gioia nel mondo. Ma che ha fatto per essere così stanco? È rimasto sveglio tutta la notte a guardare la luna. Romantico il ragazzo. Sì, proprio un romantico. Romantico, ma pesante. Ehi, ragazzi, ma voi non siete i roteo? Sì, ci conosci. Vi ho visto girare e saltare a Dirlindur. Siete fantastici. Ma perché siete spariti?
Purtroppo non sappiamo fare più niente. No, non è possibile. Dovete assolutamente tornare ad esibirvi. Solo voi, con le vostre ruote e i vostri movimenti, potete salvarci dal maleficio di quella stregaccia. Quale maleficio? Ma la polvere verde! Per colpa di quella polvere la gente sta impazzendo! Impazzendo? Sì. Tutti gridano, si arrabbiano e sbattono i pugni sui tavoli! Sui tavoli? Sì, e se non ci sono i tavoli, sui muri! E se non ci sono i muri, sulle persone! Sono tutti impazziti! Pensate che a Beretta non si mangia più la marmellata, ma i cavoli! I cavoli, i cavoli a Beretta! E a colazione, nel latte caldo, inzuppano le melanzane! Le melanzane! La situazione è grave, dobbiamo fare qualcosa! Raggiungere subito le roteo! Ma tu perché sei insensibile alla polvere? Ah, ho capito, grazie! Come facciamo? Ci saranno delle guardie e le porte chiuse. Bisognerà arrampicarsi. Ci arrivo io in cima. È un gioco da ragazzi per me. E ti arrampichi a mani nude? Saliranno su con una corda. Una corda d'erba. Vediamo un po'. Cavolo, e chi la spezza questa? Dovremmo avvertire le roteo del nostro piano. Sì, bravo. Grida tu in silenzio. Eh? Che noia sto paese, qui dormono tutti. Non direi. Guardate quel contadino. Ma è Potto. Sta mimando qualcosa. Cosa dice? Vuole una torta? Ha sempre fame. Ma no, è la luna. Con la luna alta in cielo verranno su a salvarci. Che eroi. Potto. Io mi fermo qui. Te la senti allora di proseguire? Ho tanta paura! Chi è? Qui si fanno rumori molesti. Ma quella è una corda. E che ci fa una corda appesa alla torre? Non lo so. Di solito con le corde si scappa dalle torri. È il caso di dare l'allarme. Ma poi svegliamo tutti, in piena notte. Allora leviamo la corda. Ma che fatica. Meglio riposare un po' prima. Ah sì? Dove vuoi che vadano di notte? Ragazzi, è bello essere di nuovo insieme, ma la gente è in pericolo. Dobbiamo salvarla e dobbiamo farlo in fretta, per cui muoviamoci. Dai, vieni. Ma cos'è? È fantastico! Incredibile! Alla magia della coppia, così andiamo più veloci. È vero, ce l'aveva detto Socras. Forza, provate anche voi. Di più, mettine di più. Ce n'è abbastanza per fare impazzire tutto il paese. Non hai capito bene, Malashen. Con il roteo fuori gioco nessuno può fermarmi. Ieri mi bastava il paese, oggi il regno. Voglio il mondo ai miei piedi. Ah, la notizia! I roteo sono tornati. Si esibiranno a Shabusa. Cosa? Ma sei imbambito, quei quattro non possono più fare nulla. Non sono soli, ci sono quattro ragazze con loro. Quattro ragazze? Allora la faccenda si complica. Perché? Se i roteo ruotano in coppia, riacquisteranno i loro poteri, anzi li aumenteranno, specie se la compagna è l'anima gemella. Conosco Socras e gliel'avrà sicuramente insegnato per protetto. Non è possibile! Cosa si può fare? Lasciami pensare. Portabò, dove hai detto che si esibiranno i ragazzi? Sull'isoletta di Shabusha. Un posto così merita un grande pubblico. Il pubblico per i roteo, ma sei impazzita! La gente impazzirà durante la loro esibizione. Inizia a piacermi. Circondando i ragazzi con un potentissimo cristallo invertitore, trasformerò la bontà dei loro movimenti in cattiveria e tristezza. Sì, stupendo. Trasformeremo la loro esibizione in una vera confusione, così che tutti rimpiangeranno le mie danze.
Da quest'isola la nostra forza potrà liberarsi per miglia e miglia. E i nostri nemici non potranno far scendere nulla dall'alto. Socras sarebbe contento di vederci qui. Speriamo che abbia ragione e che insieme salveremo la nostra gente. Non abbiamo neanche potuto provare i nuovi movimenti e non c'è più Guardate, tempo. Guardate, stanno arrivando. Ehi, che spettacolo vogliono vedere questi? Non lo so, ma spero che ci sia un lieto fine. Forza ragazzi, cominciamo. Tocca a noi. Vieni che puoi. Speriamo di riuscirci. Così. Distanza giusta! Hai visto? Meravigliosa. No, ti prego, no, risparmi, ti prego, no. Con l'Eroteo puoi girar finché vuoi. Con l'Eroteo l'allegria arriverà. Gira qui con noi che più gioia ti darà. E gira insieme a noi. Gira, gira, gira. Gira, gira.
La mia saggezza sarà anche la tua. Seguimi, io sono Kiru. Io sono Chika e sono molto decisa. Dubbi come non ne avrai più. Sono scattante come un felino. Do coraggio a tutti, sono Kata. Mi chiamo Ima, sono bella e leggera. Come l'acqua, come la libertà. Tutti al mio nome dono la precisione, volteggiando sulle punte qua e là. Io sono Potto e se una lacrima scende, una risata presto diventerà. Necessità. Ragazzi, pensavate che l'avventura finisse qui? Invece no! Con i pacchi doppi delle merendine Kinder e Ferrero potete avere il cartone animato anche in formato per PC. E poi non perdetevi il videogioco! È entusiasmante, è strabiliante, è roteante, vi farà giocare e divertire! E ci sono altri fantastici regali! E poi ancora loro! I Roteo sono dappertutto! Sul sito www.roteo.it, tutto da cliccare e scoprire. Ma non solo, sono diventati veri e ruotano! Non ho mai visto un gioco così! Facciamo una sfida, chi è più bravo? Oggi, gara di velocità! Avvicinate i personaggi, scoprirete l'incredibile effetto roteante. Bravo! Sei troppo forte, ma come fai? Un vero campione si allena sempre! Dai, giochiamo di nuovo, voglio diventare brava anch'io! Non perdetevi il gioco più divertente dell'anno! Cercate tutti i Roteo nelle merendine Kinder e Ferrero!